Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in un'esperienza e in un'escursione veramente emozionante, di quelle mozzafiato. Saliremo sul trenino rosso del Bernina. Questo treno che è particolare perché è rosso, ma soprattutto perché è un treno che sale sulla montagna e attraversa le montagne, ed è questo veramente il suo punto forte, con dei panorami allucinanti, tanto che è diventato patrimonio dell'UNESCO. Questo treno che parte da Tirano in provincia di Sondrio, Lombardia, per poi arrivare a St. Moritz in Svizzera. Partiremo dall'Italia a Tirano e saremo ad un'altezza di circa 500 metri per poi arrivare nel punto più alto, Ospizio Bernina, dove il treno appunto sale tantissimo per arrivare a questa altezza, perché parliamo di 2250 metri, quindi siamo partiti da 500, saliremo fino a 2250, poi scenderemo per arrivare al capolinea, che è St. Moritz, che è intorno a circa 1700 metri. All'interno di questo viaggio ovviamente ci sono tantissime tappe dove si può scendere, fare le escursioni che ci sono in quella tappa o in quella fermata, e poi prendere il treno successivo e continuare appunto l'escursione e il tragitto con il treno fino a St. Moritz. La cosa bella appunto è questa possibilità di scendere, di prendere il treno successivo dopo aver fatto le escursioni che si è voluto. Ovviamente sono tantissime le tappe, le fermate, tantissime le escursioni che in una giornata è impossibile farle tutte, anzi se ne fa veramente poche, perché comunque c'è il tempo che si sta sul treno più ovviamente il tempo quando si scende. Quindi ne faremo due o tre, quello che riusciamo a fare. Spero di riuscire a trasmettervi le emozioni che riesce a dare questo treno anche quando si è a bordo del treno, perché è un treno con dei vetri molto grandi che si possono anche abbassare appunto per fare foto e video, per non avere il riflesso. Quindi quando saremo sul treno, quando saremo a terra, riprenderò con Insta360 o con Instago2, quindi cercherò di fare il meglio che posso con queste due camere, che sono veramente eccezionali. Ma poi ragazzi, quello che sarà veramente il punto forte è far volare il DJI Mini 3 Pro, perché cercherò di riprendere il treno dall'esterno quando arriva, quindi si capirà veramente cosa vuol dire vedere questo trenino rosso che con i suoi binari che fanno curve a destra e a sinistra intorno alle montagne, veramente eccezionale. Però anche Insta360 la metterò fuori dal finestrino del treno per cercare di farvi vedere appunto come il treno fa tantissime curve, ovviamente per salire, perché non è che sale dritto, ma sale girando, aggirando le montagne, ed è una cosa veramente spettacolare. È una giornata veramente stancante, perché bisogna partire prestissimo alla mattina per godersi ovviamente tutto quello che è, quello che può darci questa escursione, anche perché il prezzo secondo me non è bassissimo, perché si parla circa di 60 euro in seconda classe, quindi capite che se si va in due o tre diventa bella impegnativa la spesa, quindi bisogna godersela tutta, quindi partire presto e tornare tardi. Ovviamente ci si stanca tantissimo, ma per sfruttare ovviamente quello che si spende, quello che può darci questa esperienza, ragazzi, bisogna secondo me fare così. E come al solito ragazzi, se il video dovesse piacervi, lasciatevi un grosso pollice su, iscrivetevi al mio canale Telegram per avere tante storie riguardanti alle escursioni che faccio e gli spoiler dei prodotti che porterò sul canale successivamente. Infatti di questa escursione, di questa esperienza, ho portato tantissime storie, tra cui porterò anche un seguito per riguardante appunto la connessione da avere nel telefono se si va in Svizzera, perché non è così scontato, perché Svizzera è fuori dall'Unione Europea, quindi non abbiamo la connessione dati nei nostri abbonamenti, ma o paghiamo tantissimo nell'utilizzarli o c'è un'altra soluzione, che è quella che ho utilizzato io, perché ne avevo tanto bisogno di avere una connessione dati per condividere foto, video, sia su Instagram, ma anche a casa con i miei genitori, con WhatsApp. Quindi tanta roba, avere una connessione dati che non ci succhi il sangue, ma questo ve lo porterò in un prossimo video. Quindi detto tutto questo, mettetevi comodi, risoluzione di YouTube al massimo, e gustatevi ed emozionatevi col trenino rosso del Bernina con DJI Mini 3 Pro e le fotocamere Insta. Iniziamo! Ci siamo, macchina caricata, l'orario è quello giusto. Come guidare il drone uguale.
Ragazzi, mangiare un panino col salame di fronte a tutto questo, cioè, senza parole, veramente tanta, tanta roba. Siamo partiti da qua, siamo saliti in altezza fino a questa altezza, ma spostandoci lungo tutta questa tratta. Siamo arrivati qua al punto più alto, Spizio Bernina, 2253 metri, e poi siamo scesi un po' per arrivare fino a Semmozzi a 1774 metri. Adesso bisogna ritornare indietro, saliremo ancora qua in alto e poi ci fermeremo qua. Qua scenderemo, camminata a piedi, risaliamo e torniamo fino a Tirano. Good, walking next to you.